Oltre al nubifragio che ha coinvolto la città di Bardonecchia, ci troviamo in provincia di Torino, in Piemonte, c'è stata anche una stupenda, nonché magnifica frana, o meglio, una brutta frana, che ha creato addirittura uno tsunami di fango, creando anche uno straripamento di un terrone, di un torrente, di torrente, torrente, Frejus, o Frejus, che si voglia. A creare un'esondazione è stato il distacco parziale del monte omonimo per colpa di una frana. C'è stato un intervento importante di forze dell'ordine, il bilancio attualmente parlando di un ferito non grave e 120 sfollati in totale. Sono state minacciate 5 persone, risultate disperse in un primo attimo. Va bene? La situazione a Bardonecchia, insomma, sembra essere piuttosto grave, piuttosto critica, disperata. Si spera che ovviamente nel futuro tutto andrà per il meglio, ma intanto vi informo che la situazione è abbastanza grave e potrebbe precipitare nel giro di qualche ora di tempo. Va bene? Intanto vi faccio sapere che la situazione, ripeto, è devastante e speriamo che tutto possa ripassare meglio. Tra l'altro, alcune case non hanno né acqua né gas e neanche la luce. Pensate che sono rimaste letteralmente isolate, senza i beni di prima necessità. Ciao dal vostro narratore italiano di YouTube, al prossimo video.